coraggio per i nostri culi pelosi. Prima di cominciare, ragazzi, non vi dimenticate di lasciare un bel pollice in su per questo video. Buona visione! What a tutti, ciurma, benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Unravel. Piccola premessa, ragazzi, come sempre ormai ultimamente, quest'oggi avrei dovuto portarvi Battle Block Theater, però a quanto pare, inspiegabilmente, come mi è successo con Soma poco tempo fa, da oggi evidentemente il computer ha voluto, proprio cioè di sua spontanea volontà, far sì che il gioco vada lento. Quindi quando mi ci metto a giocare, praticamente il gioco non è più fluido come prima, e questo senza una logica spiegazione. E quindi già questa cosa, ragazzi, mi fa alterare tantissimo. Quest'oggi, dopo una settimana quasi di assenza, avrei dovuto ritornare così alla grande supercarica, e infatti lo ero, però poi il computer ha ben deciso di mandare a monte questi miei piani di positività. Per cui, ragazzi, se non riesco a trovare una soluzione, anche se appunto non so di preciso quale sia il problema, mi sa proprio che dovrò abbandonare anche la serie su Battle Block Theater. E veramente, ragazzi, quest'ultimo periodo sto computer mi fa girare davvero tantissimo le palle, scusate il termine. Per cui devo vedere un attimino che cosa sta succedendo. Per cui quest'oggi ritorniamo con Felix. La volta scorsa avevamo fatto questo livello qua, giù, sempre più giù. Alla fine livello era successo con Corvo, ci aveva portato via il cosettino, quello dell'ana, insomma l'oggettino dell'ana che guadagniamo ogni fine livello, non si sa perché. Fatto sta che quest'oggi andremo ad affrontare questo livello che si intitola Non è mai abbastanza. Ah, mappe de oh, si preannuncia bellissimo, guarda che bella pozza di materiale tossico. Guarda, non vedo l'ora di buttarmi, cioè farmi un bel bagno, ragazzi, cioè meraviglioso, eh. Oh, quasi continua, tuoni e fulmini. Ehi, eccolo là, era lui. Felix, non aver paura, ti guiderò io nella pozza tossica. Salve, buon uomo, sembra Quentin Tarantino, è la mia impressione. Vabbè, andiamo avanti, raccogli sto benedetto ricordo. E sì, certo, allora, che cos'è che devo prendere? Già iniziamo proprio benissimo. Perfetto, allora porterò con me questo barattolo dei fagioli andati a male, e lo userò sicuramente per salire dove devo salire, insomma, eh. Quindi Felix, non ti abbattere quest'oggi, conto su di te, perché guarda, già mi è iniziata malissimo la giornata per YouTube oggi. Ok, primo gomitolo della giornata. Vediamo un attimino che succede adesso. Se io mi aggrappo qua, ok, qua c'è l'acido, cioè, e questo è poco ma sicuro. E quindi fare questa cosa è totalmente sbagliato. Non fatelo voi, ragazzi, non siate scemi come giocherina. Va bene, allora fatemi vedere una cosa. Pensavo le fa acrobata e casca direttamente sopra il barattolo. Evidentemente non è cosa per me, per cui adesso farò molta più attenzione. Aspetta, facci piano, Felix, perché mi chiara come te dondoli. Solo c'è, cioè, questa cosa io non... Ah! Pensavo le trascinammi dietro anche il baratto, invece evidentemente proprio no, eh. Mi sa che proprio pure oggi qua iniziamo alla grande la giornata. Va bene, ok, mi sono aggrappata, questo è l'importante. Basta che non ricasco in quella pozza di acido schifosa, perché cioè sinceramente mi fa altamente schifo. Oh Gesù, Giuseppe e Maria, che bella fine che stavo per fare. Io che devo fare sti fili? Devo tirare tutti giù? Li devo staccare o non lo so? Dio santo, ecco, troppo poco. È troppo poco, e certe volte è troppo, e certe volte è troppo poco. E se può sapere che deve fare una persona nella sua povera vita? Vabbè, io ce riprovo, ce riprovo. Oggi non voglio darmi per vinta, dannazione. Oggi voglio vincere. Voglio affrontare questo livello proprio con tutta la forza del mondo. Ah! Probabilmente mi serviva quel sasso. Probabilmente no, invece, perché è cascato nell'acido, eh. Si è liquefatto anche lui. Madonna, ragazzi, madonna, ragazzi, per poco ho salvato le chiappuzze dell'ana de Felix. Vabbè, ci siamo, l'importante è che siamo arrivati a quest'altro gomitolo, che segna comunque un nostro checkpoint. Per cui adesso, Felix, con molta calma tu ti lancerai qua, ok? E con molta calma ti dondolerai affinché tu possa... No, mi sta a finire il filo o sbaglio?
Ok, no, evidentemente no. Ancora per poco no, e vai, oh, yuppidu, guarda, che adrenalina proprio, fare le acrobazie qua sopra sta cosa qua acidosa, corrosiva della vita. Che bellezza. Allora, adesso con molta calma di nuovo, non so dove devo appendermi, sinceramente. Ah, ce l'ho fatta, che bellezza, che bella notizia. Ecco qua, oh! Madonna, pensavo l'avesse ammazzato, povero Felix. Cioè, questo ci mancava, guarda. Ci mancava questo, madonna. E vedi i flaconi qua, di roba tossica. Cioè, ah! Oh Gesù, ragazzi, io ho paura di queste pareti così sdrucciolevoli, eh. È tutto pericolosissimo. Allora, aspetta, che devo fare io a sta cosa? Devo creare un ponte? E questa è la domanda, devo fare un ponte per arrivare fin là sopra? Probabilmente sì. E opla, ok, ecco fatto, infatti. Adesso siamo entrati. Non mi potete fare questo, perché ne passa pieno di scarafaggi? Perché? Lo sapete che mi fanno schifo gli insetti? Se lo sono mangiati vivo! Maledetti bastardi! Come avete potuto? Oddio! Che faccio? Mi butto nel tritacarta piuttosto! Aiuto! Ci mancavano, guarda! Ci mancavano gli insetti, guarda, veramente! Bella notizia quest'oggi! Sali, oddio. Aspetta, cioè, con calma. Cioè, che devo fare qua? Oh, c'è deve essere qualcosa che mi sta a sfuggire, ragazzi, secondo me, eh. Qualcosa a me qua mi puzza di merda. Ah, ecco, vedi? Ah, così sì! La luce mi fa schifo, pezzazzi di merda, che non siete altri luridi insetti schifosi. Mi fa schifo la luce, eh. Come voi fate schifo a me, dannazione. Ok, accendiamo pure questa qua. Questa posso spingerla? Mazza che schifo, ragazzi. Io immagino di dovermi portare appresso sto sgabello, suppongo, no? Oddio, minchia, sali. Oh Gesù, non mi fate scherzi per favore. Spingi sta cosa, tiriamo giù sta leva. Ah, che meraviglia la luce in questi casi, eh. Allora, aspetta un secondo. Posso saltare qua e tirare via sto coso. Che ci faccio con sto coso? Aspetta, forse ce sto. Forse ce l'ho la solutions. Prima devo legarlo qua, giusto? E poi legarlo qua, Felix. Non avere troppa paura, sa, fanno schifo anche a me gli insetti, non credere. E sì, adesso come scendo? Dall'altra parte? Mi basta il filo, ditemi di sì, per favore, se no veramente mi sparo. Oh, e chi c'è qua? Fuori, siamo fuori. Pezzo de merda, de corvo della cippa. Ok. Oh. Oh, sì! Ci mancava sta cosa! Non farò mai in tempo nella vita! Ah! Attenzione, ok, procediamo. No, ecco. Scusa, amore! Raga, mi fa una tenerezza quando lo faccio morire così malamente, ve lo giuro. Ok, forse devo andare qua. Ma che cacchio! Prima ce l'ho fatta! Ho fatto in tempo! Ok, siamo pronti! Corri, Felix, senza, come se non ci fosse un domani. Ok. E di nuovo, come se non ci fosse un domani. Madonna. Come ho evitato quel... Ah! Aspetta, calate. Che dobbiamo arrivare fino alla parabola. La vedi la parabola? Eppa! Ma perché non si aggancia? Scusate tanto, eh. Dai, tirate su. Epa! Ok, così, ecco fatto. Meno male, abbiamo preso. Se vado da qua, ho scoperto un segreto per una volta. Il primo in questo livello, insomma. Non è poi così onorevole, effettivamente. Per cui adesso, cioè, però, come di là non ce l'ho fatta prima, non ce la faccio manco mo, insomma. O forse devo proprio evitare così, saltando. Devo evitare l'elettricità. Ok, proviamoci, ragazzi. Merda! Non barate il tempo, manco ne preme X! Dai, Felix. Siamo pronti? Prontissimi! Ok, così si fa. Così si evita l'elettricità dei cavi dell'elettricità, Non è mica da tutti, insomma. Eccoci ci è arrivati. Per fortuna abbiamo superato questo problema. E adesso
Oh Gesù, che cosa ho fatto? Ah, si sta muovendo. Grande! Che grande avventura! Oh, piano! Oh Gesù, aspetta. Gesù, Giuseppe e Maria. Aspetta, posso passare qua? Ok, pensavo di morirci. Ok, chi c'è qua? Per fortuna abbiamo preso questo coso. Immagino che dovremo portarla con noi perché... Sì. Devo usarla per salire. Per salire! Ok. Ah, ok, la luce rimane lì comunque, però, cioè, quell'entrata c'aveva un aspetto orrendo, cioè, sembrava del tipo che se entri te liquefi come una merda secca. No, dai, serio, che volete che faccia? Aspetta. Ah, c'era l'appiglio, oh Gesù, oh Gesù, Giuseppe e Maria. Cioè, ragazzi, sta cosa è difficile, eppure quello... E non l'avevo visto. E che cacchio. E dai. Ok, teniamoci pronti, Felix. Un minimo di rincorsa. La vuoi prendere? Ok, attenzione. Fermi tutti qua. Passa per... che cacchio. Pure oggi questo mi vuole far sudare, eh. Pure Felix oggi mi vuole far sudare. Porca paletta. Miseriaccia. Io penso che su quel coso giallo posso mettermici sopra. O forse è soltanto un'impressione totalmente sbagliata. Troppa rincorsa. O troppo poca. O troppa. Non ci può essere mai una via di mezzo. No. Faccio in tempo. Felix, aggrappati lì per la... No! Era il salvataggio per i nostri culi pelosi! Felix, mannaggia il demonio! Cioè, fra un po' e sclero, tanti e dai, Oh, piano, per l'amore di Dio, per l'amore del cielo. Stai fermo, Felix. Fermo, cazzo! Cerchiamo di restare il più attaccati possibile, Dio santissimo. Ce la faccio a salire? Oh, grazie, signore. Grazie, davvero. Dio mio. Deve essere sempre così dannatamente complicato. Sempre. E ecco qua. Dondola rapida. Piano. Oh, perfetto. Adesso non so cosa, oddio, succederà. Non lo sapevo cosa sarebbe successo. E sì. Bene, ecco, vabbè, un tempismo della cippa. Come sempre, di che mi stupisco, insomma. Ecco, di niente, guarda. Ok, eccoci, siamo passati. Meno male. Oddio, che succede? Oddio santo, ma perché sempre queste cose strane, complicate? Perché? Perché sto coso si apre solo se lo sposto? Non ho capito, non è chiaro per niente. Ho notato che il coso che si muove è il meccanismo di sotto, quindi forse posso passare... Ah, ok, posso passare di qua, infatti, eccoci qua. E posso tirare forse questo affare e lasciarlo così incastrato. Spero sinceramente di sì, perché non ci vedo altra soluzione logica. E quindi adesso io spingerò questo affare. Lo spingerò e questo rimarrà aperto. Oh, che cavolo. Bene, recuperata la calma, creiamo questo bel ponticello che ci serve per arrivare fin lassù al nostro prossimo gomitolo. Ecco qua. Ah, vediamo un po' adesso. cosa ci aspetta, oddio. Madonna, per poco ragazzi mi sono salvata le chiappe. Ci ho avuto un gran culo. E vediamo un po'. No. Scarafaggi 9, prego. Scarafaggi che mi inseguono 9, prego, perché vado in panico. Io in panico, Ok, perfetto. Ah! È lì, il signor Corvo. E qui è pieno di scarafaggi della cippa, vero? Immagino proprio di sì. Ok. Eccolo là. E il ragnazzo l'ha mollato lì. Fatto sta che adesso... Che cosa succede? Qui c'è un gran ricordo. Oddio. Due tipi si sono legnati. Questo era chiarissimo. E quindi adesso...
adesso. Per fortuna che c'è sta la luce accesa qua, perché se no, madonna quanto si apre sto cassetto. E che è? E di che è fatto sto cassetto? Impressionante. Bene, arrampichiamoci. Prendiamo il gomitolazzo. E questo coso cosa fa? Ah, chiarissimo, sì, chiarissimo. Perché sono venuta fin qui? Non capisco. No, non mollare la presa per X, perché se no le prendi. Aspetta. Tira, tira, tira. No, tira un paio di maroni. Non si apre. Sì, io prima di tutto mi arrampico, no? E dopo che, ok. Ah! Madonna santa, stavo per fare la fine del topo. Mo ci vuole, nonostante io sia un gatto, stavo per fare la fine del topo. Ok, ma aggrappo qua e poi tiro. Tiro, 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 tiro. Ecco fatto. E dopo che mi appendo qua. Ecco qua, il problema risolto. Fatto sta che questo fa sì che i nostri cari scarafaggi ci aspettino con tanta gioia da quest'altra parte, suppongo, vero? Eh sì. Come regnano i nostri carissimi scarafaggi qua sopra. Ecco, ecco, ora mi mangiano. Sono stata una grandissima cretina. Bene, va bene, allora vorrà dire che mi devo appendere, ok, più in alto e aggrapparmi qua sopra. Ecco fatto, addio, cari luri di scarafaggi. Oh, qui c'è il nostro carissimo ragnazzo Restoppa che ci aspetta. Felix, non aver paura, il corvo se n'è andato. Se n'è andato, abbiamo risolto la questione, eccolo, hai visto? Oh, carino sei, bello come sempre sei, un amore come sempre sei. Chiudere i battenti, oddio santissimo. Bene, adesso che abbiamo sistemato il ragnazzo e molliamo il ricordo nell'album, vediamo che cosa ci dice la frase del giorno. Non è mai abbastanza. I salvatori si rivelarono essere dei saccheggiatori. Le loro promesse erano vane e il processo tossico. Ora i giovani si spostano verso sud e i vecchi vengono lasciati soli a leccarsi le ferite. Che tristezza megagalattica. Però aspetta, scusa tanto a sto punto, gli altri livelli dove li trovo? Visto che ero arrivata tipo in cima al monte Everest per fare i livelli. Posso entrare nella porta? No. Provo a tornare dall'altra parte che magari mi è sfuggito qualche dettaglio. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa di cui non mi sono accorta vicino a sto comodino. Ah, qua c'è una porta. Ah, guarda lì le stampelle come rulleggiano. Mizzica. Che carina sta cosa, ragazzi, che i tasti funzionano. Allora, qua c'è un altro livello. La lettera sole invernale e ruggine. Probabilmente sono gli ultimi tre, suppongo. O magari mi sta sbagliando. Quindi la prossima volta, ragazzi, dovremmo fare questo livello qua che si intitola la lettera. Benissimo, per fortuna siamo riusciti a recuperare il ragnazzo alle stop, ragazzi. Quindi vedremo la prossima volta che cosa ci aspetta. Questo video termina qui. Vi ricordo che trovate in descrizione tutti i link dei miei social. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti. Un saluto, un bacione. E a te e a tutti, ciurma, la giochirina. Ciao!